Allora, diciamo, la scuola delle bonifiche quest'anno è giunta alla quinta edizione, ormai un evento abbastanza fisso, diciamo, nell'ambito dell'iniziativa di Labelab. Si tratta di una scuola che è dedicata fondamentalmente a enti di controllo, professionisti, società che si occupano in generale delle bonifiche dei siti contaminati. Si tratta, diciamo, di un tema fondamentale per il paese, sia dal punto di vista della soluzione delle problematiche di inquinamento, ma è sempre più linkato e legato alla problematica della riqualificazione delle aree dismesse. Purtroppo tante aree industriali del paese sono, diciamo, abbandonate perché non ci sono più necessità produttive e molte di queste sono delle aree non utilizzate e quindi la loro bonifica, la loro rigenerazione e restituzione ad usi benefici, diciamo benefici è sicuramente un aspetto fondamentale. Nella scuola abbiamo affrontato diversi aspetti, in particolare strumenti gestionali come l'analisi di rischio, che consente di definire gli obiettivi di bonifica, aspetti tecnologici e proprio oggi è molto interessante un confronto tra enti di controllo e società del settore sul tema della caratterizzazione, per esempio, dei gas interstiziali, che è un tema di crescente attualità e di grande interesse per la valutazione dei rischi anche della popolazione generale esposta a questi contaminanti. Il successo è buono, la scuola quest'anno ha avuto praticamente un sold out di circa 45 iscritti e ci auguriamo che da questa che è la quinta edizione si possa proseguire, perché io credo che la disseminazione che riusciamo a fare in questa e in altri eventi sia fondamentale per la crescita culturale di tutto il sistema che si occupa delle bonifiche a livello nazionale. Per ultimo devo dire che noi cerchiamo ogni anno di fare anche confronto con gli esperti internazionali, quindi anche quest'anno abbiamo avuto un'occasione di scambio molto fruttuosa, direi, con colleghi inglesi ed olandesi che, devo dire onestamente, dal punto di vista dell'avanzamento delle bonifiche sono un pochettino più avanti rispetto a noi e comunque abbiamo potuto valutare che il livello culturale nostro e quello di questi paesi è comparabile, quindi per fortuna sicuramente non ci manca la preparazione culturale per poter affrontare un problema che spesso e volentieri è piuttosto rallentato da aspetti amministrativi e burocratici. Quando si riesce ad entrare nel tecnico, finalmente i problemi si risolvono e, diciamo, da questa scuola appunto viene questo messaggio che dal confronto su temi specifici alla fine si riesce sempre a trovare una soluzione tecnica che consente di far avanzare il problema.